condivido con voi soprattutto. Gentili signore, signori, stimatissimo Presidente del Consiglio di Stato, onorevole Beltraminelli, cari amiche e cari amici presenti, ancora benvenuti a questa serata. Grazie per gli applausi, non li merito tutti io, ma li meritiamo tutti insieme se abbiamo raggiunto questi traguardi. Esprimere oggi il mio pensiero, il mio ringraziamento, il sentimento per l'essere stato scelto come testimonial del 4 maggio 2014, se mi permettete, mi emoziona. Mi emoziona per il prestigioso riconoscimento e sono convinto che premiando la mia persona si vuole riconoscere il lungo percorso di costruzione associativa dell'Association Suisse des Sommeliers Professionnels e soprattutto gli obiettivi raggiunti dagli anni 80 ad oggi. Qui devo in particolare sottolineare la lungimiranza di Alberto Dell'Acqua, che nell'aprile 1985 seppe porre le fondamenta nella casa dell'indimenticabile Agnello Lauro, l'Hotel Splendid Royal, le fondamenta di un'associazione che vedeva uniti professionisti dell'hotellerie, maître, ma anche e soprattutto, non dimentichiamo, chef de cuisine e moltissimi vigneron, tantissimi vigneron, come soci fondatori. Eravamo in 27, molti erano i produttori in quel momento. La nostra crescita e rinnovamento continuo lo dobbiamo a loro e questo lo devo dire appena appena, quindi una buona materia colorante, una bella brillantezza e luminosità. Gli archetti, ecco, i riflessi del vino alle pareti del bicchiere sono, tendono leggermente a un color porpora, quasi granato, che indicano la gioventù di questo vino, ma anche di un passaggio, di un invecchiamento in legno. Facendolo roteare nel bicchiere, ecco, notare tutta la sua struttura. Quindi abbiamo degli archetti di media dimensione che discendono lentamente con le sue lacrime. Quindi un vino in cui è netta la presenza d'alcol ed è buono il suo estratto. Il primo naso di questo vino è di grande finezza, eleganza. Abbiamo le note dell'affinamento in legno che invadono le narici del naso con note di liquirizia, di cigar box, di cedro, note di sottobosco e ancora di piccoli frutti di bosco, dei frutti di bosco ricchi di acidità come la mora, il lampone, un velo di note date dalla maturità del frutto come la prugna, ma rimaniamo legati a un frutto più fresco delle nostre latitudini che indicano un'annata fresca, non troppo calda, soprattutto durante il periodo vegetativo dell'uva. La grande complessità aromatica di questo vino è sicuramente dato dal sapiente invecchiamento delle quattro cuvée data dai quattro produttori, ma soprattutto è l'espressione di quattro terroir, quattro suoli differenti, come quello del Locarnese più granitico, più alluvionale, o quello del Bellinzonese, che riesce a dare più mineralità e delle note, dei sentori più floreali, più fini, più eleganti. Poi abbiamo tutto il carattere invece del sottocenere, quindi i suoli più argillosi e profondi del Mendrisiotto con note speziate di pepe, di chiodi di garofalo e le note quasi vegetali del Luganese, che è qui un suolo profondo, argilloso e netto. Quindi un vino che dall'esame olfattivo mostra tutta la sua intensità, finezza, eleganza e di sicuro una grande vinificazione.